usato il mio seno. A questo punto, che cosa ne diresti di mostrarmi il tuo bankai? Non so se farlo. Vorrei prima vedere la tua resurrezione, ad essere del tutto sincero, sai? Sai quello che sei fatto. Sembra che tu sia preoccupato per lei. Bene, fatti sotto. Coraggio, fammi vedere. Assolutamente no! Vedimi crepare dal naso capellone bianco! Dopo sulle teste! Lei mi ha insegnato moltissime cose. La mia gratitudine è sincera. Per questo adesso ho intenzione di usare ciò che mi ha insegnato per aprirle gli occhi. Dicevi che era allo stremo delle forze, che non restava che dargli il colpo di grazia, giusto? Sei sempre così superficiale. Sinceramente provo pena per te. Non c'è niente da fare. In effetti, quando sei in questo stato, diventi più ostinato di un muro, Yami. Ho capito. A quanto pare, ti sei ripreso completamente. Tuttavia, qui non c'è nulla che ti sia chiesto di fare. Puoi pure tornartene a letto a dormire. O se vuoi, occupati dei capitani ai piedi della torre. Davvero niente male, Aizen. Anche se al momento la tua percezione di tutte le direzioni è ribaltata, sei comunque riuscito a evitare la mia doppia e tripla finta. Sei veramente un guerriero incredibile. Ma purtroppo per te, lo scontro finisce qui. Preparati a morire, Aizen! Devo farvi i miei complimenti. Siete riusciti a farmi arrabbiare. Vedete, il nome della mia resurrezione è Ira. Io sono una bestia furiosa. La rabbia che sento dentro mi dona forza e potere. È così, allora. Sei contento di essere riuscito a fermare la mia spada? Sei contento di essere riuscito a distruggere il mio incantesimo? Sei contento di aver ferito il mio corpo con la tua zampacto? Non montarti la testa, misero essere umano! Come puoi rimanere davvero assoggettato a quell'essere, me lo spieghi? A quell'essere ti riferisci al re delle anime? Capisco. Quindi l'hai visto. Senza re io e il re delle anime, la Soul Society si dividerebbe di sé. Il nostro re è un Kuno. In sua assenza crollerebbe inevitabilmente tutto. La tua è la logica dei perdenti! Un vincitore non deve parlare mai di come è fatto il suo mondo!
sempre di come dovrebbe essere veramente. Come fai a non capirlo? Io sono... una sola entità, entrambi costituiamo il tuo potere. Avanti, fatti sotto, Ichigo! Non provo dolore. È naturale. Pensa a Zangetsu, sei tu stesso. Se la accetti, quando ti trafigge è normale che tu non senta alcun dolore. Il nemico del tuo nemico è un alleato. È un motivo più che sufficiente per combattere insieme, no? Che coincidenza. Anche io pensavo.